Diamo un'occhiata a tutti gli incontri del tabellone del torneo. In grafica vediamo insieme quali saranno gli incontri della giornata. Ecco i giocatori indisponibili per la partita di oggi. In grafica possiamo vedere le formazioni delle squadre. Colleghiamoci adesso per la diretta della partita. Non è certo la serata ideale per giocare a calcio, piove e vedremo come reggerà il terreno di gioco. Vi do il benvenuto a questa telecronaca con me, come sempre, Stefano Nava, pronto a commentare gli aspetti tecnico-tattici della gara. Coppa protagonista con questa sfida secca eliminazione. Pronte a darsi battaglia Australia e Italia. Partita sulla carta senza storia, ampio è il divario tecnico tra le due squadre, formazione ospite che parte nettamente favorita. Poi però la qualificazione bisogna conquistarsela sul campo, eh? E non sempre chi gode dei favori del pronostico riesce poi a centrare l'obiettivo. È quello che si augurano ovviamente i tifosi di casa. La grafica ci mostra la formazione di partenza dell'Australia. 4-3-3 è il modulo scelto dall'allenatore per questa sfida, con due attaccanti di movimento schierati larghi e una punta centrale. Occhio soprattutto alla rapidità degli esterni negli uno contro uno, potrebbero mettere in grande difficoltà i difensori avversari. Ecco come si schierano gli ospiti. Gigio Donnarumma tra i pali. Difesa affidata a Bonucci con Acerbi, Jorginho insieme a Verratti nel ruolo di mezzala e Ciro Immobile schierato come unica punta. L'Italia sarà la protagonista di quella che è stata definita la partita del secolo, battendo la Germania nella semifinale del Mondiale in Messico 4-3 dopo i supplementari nel 1970. E pensa Pierluigi che è stata apposta una targa fuori dallo stadio Azteca a ricordo proprio di quella partita. Si gioca col primo possesso australiano. I tifosi sognano i gol di Ciro Immobile, uno che non si tira mai indietro. Vorrà dimostrare che la doppietta messa a segno nell'ultima gara non è stata un caso. Si preannuncia una sfida davvero spettacolare con i difensori avversari. Verratti! Allontana il difensore su questo tiro. La gioca verso Immobile. Palla che rimane ancora lì, pericolo. E la messa, gesto tecnico spettacolare, conclusione al volo perfetta per tecnica e coordinazione. Il replay mostra la troppa sufficienza con cui la difesa ha liberato l'area. Gli avversari hanno approfittato dell'errato disimpegno per recuperare palla e imbastire l'azione che ha portato al gol. Palla Immobile, non trattiene, occhio alla possibilità, avanza Insigne, occhio a Verratti, murato dal difensore, calcio d'angolo a disposizione per raddoppiare il vantaggio. Intervento provvidenziale del portiere. Noi possono trovare il gol del pari, attenzione, il tuffo che evita il gol. Replay che conferma beneficio dei più distratti, come il pallone non fosse entrato completamente, si era visto in maniera anche piuttosto chiara in diretta. Era una decisione abbastanza semplice, sì, ma almeno ci siamo tolti il dubbio. A volte l'occhio umano può fare brutti scherzi, soprattutto nella concitazione del match. La classe in mezzo a cercare la testa di un compagno. Difensore in difficoltà qui, attenzione.
Si chiude il primo tempo, squadre che tornano negli spogliatoi, 1-0 alla fine della prima frazione. Ha disputato una buona prova nei primi 45, certamente fra i migliori. Può essere contento per aver dato il vantaggio alla sua squadra. Vedremo se riuscirà a farne altri nella ripresa per chiudere i conti. Secondi 45 che sono iniziati con l'Italia che proverà a confermare il vantaggio. Palla rubata in una zona pericolosa. Prova l'imbucata a Spinazzola. Palla che colpisce la traversa e torna in campo. Palla pericolosa, bravissimo qui. Non può sbagliare. Attento a qui il portiere. Attenzione, il pallone lì. Buona la sua prestazione, ci si aspettava molto da lui. Non ha tradito certamente le attese. Fischia tre volte il direttore di gara. Si qualificano dunque per il prossimo turno. Hanno avuto ragione di un avversario tosto. Bravo a ribattere colpo su colpo. Possono godersi questa vittoria che porta in dote anche il passaggio del turno. Buona oggi la sua prova, tra i migliori in campo della sua squadra. Ha trovato il gol vittoria con una zampata delle sue. I compagni devono ringraziarlo per la sua generosità. Ecco i dati della partita con le valutazioni dei giocatori. Risultati dai campi delle altre squadre. Simulazioni delle partite.
Diamo un'occhiata a tutti gli incontri del tabellone del torneo. Andiamo a scoprire tutti i risultati della giornata. Prossimo turno. Statistiche giocatori. Vediamo chi sono i migliori marcatori e gli assist man. Diamo un'occhiata alle notizie più importanti della nostra squadra. Vediamo le principali notizie della giornata.